Voi due di là, Ferri con me. Ferri. Marco. 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 Non può sentirti. Ma da quanto è ridotto così? 56 ore e 2 minuti per l'esattezza. Soffre. Vuoi la risposta che do a tutti i parenti di questo reparto? No. Voglio la risposta del dottore e di sua moglie. Le cellule ematopoietiche malate hanno invaso tutto il midollo osseo. Il cancro lo sta divorando. Il suo organismo non produce più cellule sane. Condannato senza speranze. Soffre molto, vero? Il dolore è diventato insopportabile. Gli antidolorifici non hanno più nessun effetto. Io non posso farci niente. Sai quanto mi dispiace, Sara. Ma perché non è morta in quell'esplosione? Cioè, che senso ha guarire dalle ferite per poi morire così? Giorno dopo giorno. Indifeso come un bambino. Proprio lui. Così orgoglioso, così vitale. Capisci adesso cosa provo? Sara, anch'io. Anch'io non riesco a darmi pace per lui e per gli altri. Marco purtroppo non è l'unico in queste condizioni. Allora fermiamola noi questa carneficina, Gabriele. Ci sono tracce evidenti di radioattività nelle sue urine. Tutti voi avete respirato quelle microparticelle che provocano tumori letali. Capisci cosa intendo? Marco era sano prima di partire. Lo so. Ed è per questo che ce la sto mettendo tutta e non ho mai smesso di indagare. Ma anche se tutte le inchieste avviate alla difesa non hanno ancora prodotto risultati certi, io non mi arrendo, non mi fermo. Io vado avanti. Fallo per lui. Ti fornirò tutte le prove che vuoi. Ma promettimi che riuscirei a fermarli. Thank you.
sei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quante volte me l'hai chiesto, io facevo finta di non capire. Perdonaci, oh Signore, stringilo tra le tue braccia e accompagnalo verso la luce. Smesso di soffrire. Tra poco sarà finita, non sentirai più nulla. E lo so, ti avevo promesso che sarei stata forte. Non ce la faccio, amore. Non ce la faccio, perdonami. Buongiorno. Allora, mi scusi. Comando, rapina in atto strada di via Roma, inseguimento a piedi, tre banditi armati e pericolosi. A tutte le volanti, convergere sul posto. Questore Brancaccio, due dei nostri colpiti, questi continuano a sparare all'inferno. Va bene, ho capito. Stiamo arrivando, tenete duro, dai. Accelera, Kinsale, hanno colpito due dei nostri. Numbari, di agli altri di raggiungerci. Dobbiamo volare, muoviti. Che cazzo facciamo? Andiamo via! Apri! Apri! Sono giù! Sei giù!
piedi, ragazzi, in piedi! In piedi! Tutti contro i finestrini! Contro i finestrini, basta! Contro i finestrini! Contro i finestrini! Contro i finestrini! Che ci fai qua? Non vedi di entrarci in traffico, vattene, va! Quello che ci fai tu, brancaccio! Ma io lo faccio meglio! Non rompere i coglioni, Manfredi! Qui non c'è niente da negoziare, vattene! A fare in culo, vai! Sei minato stronzo, muoviti! Vai! Sempre stronzate. Perché hai sparato? Te li ho fermati, no? Guarda che non sei tu che comandi l'operazione. Compra due peperoni, brancaccio. Cosa pensi di fare? Ci sono feriti? Uno dei due, credo Faraone. Beh, Faraone è un tossico, allora servono due siringhe con 5 cc di morfina, valium e papaverina. Cosa? È una bomba. Subito! Kinzari, hai sentito? Muoviti! Ti faccio un microfonare. Buongiorno ragazze. Buongiorno. Ciao Vale. Ciao Ma. Torno prima di cena, ma non mi fermo. Ho un impegno e forse farò tardi. Con chi? Con una noiosissima riunione di lavoro. Sì. Sì, è solo lavoro, lo sai. Se prendi il motorino non correre troppo, ok? Ok. Promesso. Promesso. Amore mio, quanto sei bella. Ciao. Ciao. Abbiamo sorpreso tutto. Ok. Arrivederci, ragazze. Arrivederci. Il motorino. Sì. E voilà, ragazze. Erba purissima. Grande, Ali. Ciao.
Merda. Niente cartine. Oh no, che sfiga. E adesso? Svuotino? Ma quale svuotino? Le ruba mia madre, tanto quando se ne accorge. Tua madre fuma? Non ufficialmente, ma dice che senza non riesce a dormire. Ok. Aspetta, lui sul mio vermiglio sitica. Duzzi, allora volevi parlarmi, no? Perquisiscilo. Ha un microfono. Lasciaglielo, così ci sentono tutti. Cos'è quella? Il tuo socio, lui è ferito, ha perso molto sangue. E da quando è che sei dottore, tu? Buttala. Perché? Sai benissimo di cosa sto parlando, butta quell'affare. Che cazzo fai, Flavio? Ti ho detto di stare calmo. Peccato, era un coagulante, una mano santa per te. O era droga? Meglio! Mi fa un male cane. Io non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Tu devi stare zitto! Allora, Mr. Manfredi, che bello rivedersi, eh? Mi trovo un po' invecchiato. La storia che si ripete, te che mi punti un'arma, io che ti parlo. Stavolta però c'è scappato il morto. Vedrai che ora andrà tutto bene. Sì, eh? Per chi? Per me no. Io ho ucciso un poliziotto. Uè! Stronza, stai su, rifallo e t'ammazzo! Stai su. Dimmi che vuoi. Voglio morire. Qui, adesso. Insieme a te e a tutti quanti. Io all'ergastolo non ci vado, bello. O mi trovi una macchina veloce per l'aeroporto, dove un aereo privato mi aspetta per decollare, e niente giochetti. Qual è il tempo massimo? Un'ora. Sei monotono, anche l'altra volta mi hai dato solo un'ora. Allora diventano 50 minuti, meglio? Io ce la metto tutta, ma non so se ce la faccio. Sì che ce la fai. Vai, Mr. Manfredi. Ti costerà due ostaggi, è la regola, lo sai. Col cazzo. Niente ostaggi, zero trattativa. Ma che fa? Vuole chiudere da solo la partita. Ecco che fa. Chi vuoi? La donna incinta. E quel bambino. Ma chi? Questo bambino. Vieni qua. Questo? Questo è il mio Jolly. Lui sta con me. Farò scendere con la donna. Stai fermo, dove cazzo vai? Stai fermo, Faraone, tienilo sotto mira. Faraone! Faraone, dove cazzo sei? Faraone! A terra! Allora, Duzzi, fa che non ce ne sia una terza, perché la prossima ti sparo in fronte. Portate lui. Pensi di aver svolto un buon lavoro, tenente? Sì, signor colonnello. E non hai paura dell'esame? No, signore. E fai male? Perché vedi, i tuoi professori sono prevenuti. Faranno di tutto per bocciarti, per screditarti. Non è la prima volta che avviene. Questo lo sai, vero? Sì, signore, lo so. Bene.
Negli ultimi 18 anni le vittime tra i militari impiegati all'estero colpiti da linfoma leucemico e tumore osseo sono aumentate oltre il 30%. Durante tutte le operazioni, comprese quelle di bonifica dei territori, i nostri soldati, all'oscuro della presenza di armamenti radioattivi, hanno lavorato senza alcuna protezione, esponendosi ad ogni tipo di rischio perché privi di dispositivi di protezione individuale, a differenza dei militari statunitensi. Anche se l'Italia non fa uso dell'uranio impoverito, che è lo scarto delle centrali nucleari, la sua tossicità sull'uomo è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ciò nonostante, si è continuato ad utilizzarlo come rivestimento di proiettili e carri armati, per il suo alto potere incendiario, ma soprattutto per i costi praticamente zero, spargendolo indistintamente su tutti i territori di guerra. Il rapporto sui figli delle popolazioni bombardate con proiettili all'uranio impoverito, nati con gravi malformazioni genetiche, è di 1 a 4. Ed anche i nostri militari impiegati in quelle zone hanno avuto gravi ripercussioni. Chiediamo al Ministro della Difesa, a nome di tutti i militari e delle loro famiglie, il riconoscimento del nesso causale tra malattia contratta ed esposizione a radiazioni ionizzanti. Questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Dice il Signore, Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, sola come noi. Predicate il regno, guarite gli infermi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il regno di Dio è come il granellino di senape che si fa albero e offre riparo agli uccelli del cielo. Gli sono perdonati... Allora, che mi dici della dottoressa Ferri? Partirà domattina. La direzione dell'ospedale le ha confermato 20 giorni di aspettativa. Disse il Signore alla donna peccatrice. Signore, la partecipazione... Stiamo facendo la cosa giusta, vero, colonnello? Certo, tenente. È tutto pronto per dopo, signor colonnello. Forza, andate a dargli l'ultimo saluto, ragazzi. Paracadutista Torri Asenso, nono reggimento, terzo plotone, seconda riposo, squadra. Riposo, soldato, riposo. Si ricorda di me, signore? È difficile non ricordarsi di te, Torrias. Vedo che ancora non hai superato quel problema. Non del tutto, signore. Mi capita solo quando sono molto emozionato. Come adesso, signore. Non ce n'è bisogno. Adesso rilassati, fai un bel respiro e dimmi cosa vuoi. Ho sentito che state preparando una nuova missione, signore. Io vorrei essere con lei. Non c'è nessuna missione da compiere. Si sono voluti prendere gioco di te un'altra volta, soldato, è chiaro? È chiaro. Ma se dovesse servire, io sarò sempre al suo fianco, signore. È tutto? Sì, signore. Amore, scusa per l'altra settimana. Mi dispiace, un imprevisto all'ultimo momento e ce n'è saltata. Non ti preoccupare. Al tuo lavoro ci sono abituata, papà. Io ancora no. E neanche mamma. Chi ha detto del motorino? Che mi vizi troppo. Me lo voleva regalare lei, sono rimasta male. No. Chi vi capisce a voi due? Valentina? Mi devi dire qualcosa. Non ti devo dire niente.
Che mi devi dire? Niente. Dai che ti conosco. Non so da che parte cominciare. Usa il metodo tuo, sparale e basta. Devo andare in ospedale, papà. In ospedale? Perché? Ho scoperto che una mia amica ha la leucemia. Oh, santo sia benedetto. Ma chi è? La conosco. Di vista, non sta in classe mia. Voglio donarle il sangue. Solo che sono minorenne, quindi... Beh, è una cosa bella, papà è d'accordo. Ma vuoi che lo dico a mamma? No, no, non dirle nulla. Poi ho già parlato con la dottoressa, ha detto che un genitore solo va bene. Poi sai, si agita, si preoccupa. Sì, sì, vabbè, ho capito. Certo che ti è venuta una bella testolina. Papà è orgoglioso. Ti meritavi una famiglia diversa. Ma che dici? Guarda che a me non manca nulla. E poi scusa, adesso è normale avere i genitori separati, no? Anzi, chi non ce l'ha fa pure la figura del pezzente. Andiamo a cena stasera? Certo, dove ti porto? No, ti porto io in un locale chic, ti piacerà. Ci vediamo alle 9. Perché? Dov'è che vai ora? Mi lasci qua, a piedi? Ma sì, devo andare in ospedale, se no faccio tardi. Ciao! Dai un bacio alla tua amica. Signori! Attenti! L'operazione scatterà alle 8:30 in punto. Se per qualcuno la situazione non è chiara o ha domande, le faccia ora. Comandi, colonnello! Dimmi, Borgia. Qual è il nome della missione? Voi siete 12 come gli apostoli, giusto? E allora vada per missione apostoli. Ottima idea, signor colonnello. Riposo. Come va? Prude. Non grattarti, per il fastidioso è questa. Buonasera, signori. Buonasera. Avevo prenotato un tavolo per due. A che nome? Valentina Manfredi. Fabio? Compagna del signore al tavolo numero 5. Buonasera, signori. Seguitemi. Grazie. Dove l'hai trovato questo posto? Ti piace? Non hai ancora visto niente. Ciao, mamma. Ciao.
Lei è tua figlia? Sì. E la fai uscire con uomini così grandi? È suo padre, mio marito. Tuo marito? Sì. Che significa? Non stanno insieme. È il suo insegnante di yoga. Non voglio dire questo. Tu lo sapevi che erano qua e mi ci hai portato apposta. Davvero? Grazie. Tesoro, a volte l'amore non basta. Io e mamma abbiamo dei problemi, ma non li puoi risolvere tu. Sì, lo so. Tu, il tuo lavoro che non cambierai mai, che lei odia. Sempre la solita storia, papà. È andata così. Però papà e mamma l'hanno deciso insieme. Però vedrai che col tempo... Il tempo. Il tempo non basta. A volte è qualcos'altro a decidere per noi, papà. Scusate. Posso chiederti un favore? Dimmi, sì. I miei genitori devono parlare da soli. Non è che potresti accompagnarmi a casa? Ok, dai. Andiamo. Grazie. Ciao, papà. Ciao, mamma. Madonna, che serata. E tu poi quanto hai bevuto? Io, sei tu che hai voluto fare la gara dei grappini. E dai, anche perso. Qualcuno doveva pur guidare. E la faccia del maestro, hai visto? Chissà cosa ha pensato. Quello ha pensato, ma questa è una strana coppia. Sei entrato con la giovane e sei uscito con la vecchia. Guarda che non c'è in casa, oddio la pipì. Ma non è in casa, sono le due di notte. Amore? Valentina? Si sveglia? Un altro drink, queste vuoi? Va bene, però stavolta niente gare. Quella è una bambina, non è che può stare fuori a quest'ora di notte. Se io ero a casa, non succedeva. Senti, non è che sta fuori con il tuo amico dello yoga? Ma non l'hai capito che l'ha fatto apposta per lasciarci soli? Sì, comunque, nostra figlia fuori di notte con quello a quest'ora. Ma non corre nessun pericolo. Poi non gli piacciono le donne. E non è da sola, è con le sue amiche e io so anche dove sono. Ah, siete pure complici? No. Anzi, per me è stata una sorpresa vederti stasera. E adesso brindiamo la vita. Pentita? No, per niente. E tu? Io
Ti ho sempre pensato, sempre, ogni giorno, Isabella. E perché non mi hai più cercata? Perché sono uno stronzo orgoglioso, pensavo che mi dicessi di no. Ma io non ho mai smesso di amarti. Mai. C'è una cosa che devi sapere. C'è un altro, così? No. Non c'è nessun altro. No, allora... cos'è? Non mi credi? Io ho il cancro. Volevo dirtelo prima, ma non ce l'ho fatta. Ti prego, non fare così. È già tanto difficile per me. Adesso facciamo qualcosa. Si può fare qualcosa. Paolo, io ho tanta paura. E ho bisogno di te, di Valentina. Ormai mi è rimasto poco, molto poco. Ci penso, io faccio... faccio qualcosa io. Non guardarmi così. La tua pietà mi spaventa molto più del cancro. Sul caffè. Thank you.
Ti chiamo tra un'ora. Ti amo, Paolo. Pronto, Paolo? No, signora Manfredi, sono la dottoressa Sara Ferri. Mi scusi, chi è lei? La dottoressa Ferri. Signora, la sto chiamando dall'ospedale. Mi sente? Sì, sì, certo. È che non riesco a svegliarmi stamattina. Non si preoccupi, è l'effetto delle medicine. La chiamo per darle una buona notizia. Il midollo spinale di sua figlia è compatibile con il suo. Ma come? Mia figlia è lì da voi? Certo. Signora, ma ha capito cosa ho detto? Sì, sì. Ho già dato il consenso per la sala operatoria. Il suo è un caso prioritario. L'aspetto qui. E avverta suo marito, per favore. Ho bisogno anche di lui per l'autorizzazione. Arrivederci. Valentina. Dimmi, ti stavo chiamando. Come? Quando? Senti, io passo in ufficio e vengo subito a prenderti. Ma come vai in macchina? No, no, va bene, va bene. Vi raggiungo lì. Sì. Sì, ciao. Orco, Vanni, sui tetti. Fuoco, Miccia, nei sotterranei. Michela, come va col busto? Molto meglio. Colonnello, noi siamo pronti. Vi sto raggiungendo. Devo confessarle una cosa, dottoressa. A tua madre non l'hai detto? È così? Sì. Lei come fa a saperlo? Sesto senso. Stai tranquilla, andrà tutto bene. Ce la farà, vero? Ma certo. Sì. Valentina. Mi dispiace, mamma. No, amore. È tutta colpa della mamma. Dovevo dirtelo. Ci sono tante cose che devi sapere. Dottoressa. Sì, sì, ho capito. Vi lascio sole per un po'. Ma che succede? Vado a vedere. Voi restate qui, io torno subito. Ma chi sono? Ne so quanto te. Senti, ci sei solo tu in questo reparto? Sì, credo di sì. Chiama la polizia, io faccio un giro di controllo. D'accordo, ma stai attenta. Sì, sì. Dottoressa Ferri! Pallone! Ho sentito gridare. Che è successo? C'è qualcun altro con te? No. Allora seguimi, dai. Sì. Ma corri, corri, dai! Subito! Pronto? Pronto? Niente. Maledizione. Morto. Sembra disattivato. Anche i nostri non funzionano. Nemmeno si accendono. Ma com'è possibile? Venite con me. Ernesto Avallone, degente. Dai, muoviamoci. Fuori.
di qua. Venite, su. Dai, pallone. Tu resta con loro, io vado a cercare aiuto. No, è pericoloso. Devo provare a fare qualcosa. Ma chi sono? I pazienti incazzati. Sì, non sono terroristi, assolutamente. Questi sono, come si chiamano? A me non mi viene il nome. Questi sono, che hanno il racket, delle barelle, come si chiamano questi? I kamikaze, sono i kamikaze. Ma la smetta di dire cazzate. Militari, sono militari. Le 16 ti hanno chiamato. Ma chi? I pazienti incazzati. Vai, veloci! Vai, veloci! Dai, dentro! Vai! Ecco, vai! Colonnello, Orco e Vanni in posizione. Ma che succede? Ma come, non l'hai saputo? Assalto all'ospedale civile, siamo tutti in stato d'allerta. Bene, signori. Quelli che chiamerò adesso facciano un passo avanti. Cominciamo con il personale medico. Professor Chimenti. Sono io. Dottoressa Langella. Sono io. Dottor Salerno. Ma cos'è questa buffonata? Pure l'appello adesso? La prego di restare calmo. Risponda con un semplice sì. Mandate al diavolo, io me ne vado. Lei non ha capito, dottore. Disciplina. Ci vuole disciplina. Torni al suo posto adesso. I caposala, Belloni, Raffaele, Marco Tulli e Maccarone. Un passo avanti, prego. Infermieri, Renzi, Naldi e Badalà. Maria piena di grazie, signore Conte. Adesso i pazienti. Ceccarelli e Enzo. Mio figlio è qui con me. Lei è Ceccarelli Ambra, giusto? Esatto. Avallone. Avallone.
Avallone Ernesto. Avallone non c'è. L'ho mandato alla Sanatrix per una risonanza. Sulla cartella non risultano trasferimenti. E stamattina non abbiamo avuto il tempo di trascriverlo, vero? Sì, è così. È stato trasferito di urgenza. Salvini, Grimaldi. È così che vuoi fermarli? Pensa bene a quello che fai e non costringermi a odiarti. Da questa parte, forza! Muovetevi! Vipera, vipera, mi senti? Sì, signore, procediamo verso la postazione stabilita. Circondate l'edificio, senza farvi notare. Avanti! Muovetevi! Vuoi brancaccia? Sì, ho capito che sono militari, ma è troppo poco. Io voglio sapere chi sono, quanti sono, voglio sapere tutto di loro. Da quando sono stati battezzati all'ultima scopata che si sono fatti. È chiaro? Muoviti! Manfredi, che ci fai qua? Non mi pare di averti chiamato. Ho l'autorizzazione per trattare. Vediamo. Fate scomparire laggiù! Presti! Chiamo per conferma. No, no, no. Che significa, no? Io devo entrare là dentro. Senza autorizzazione convalido non se ne parla. Vieni un po' che ti devo dire una cosa. Da questa parte! Mi spieghi che vuoi? Questo è finto, non vale niente. Giuro che questa volta ti incastro. Ci sono mia moglie e mia figlia lì dentro. Io devo entrare. Questo mi dispiace, ma è un aggravante nella tua posizione, per cui lascia fare a noi e andrà tutto bene. Insomma, stanne fuori. Sei il solito stronzo. Dammi il distintivo. Cazzo fai, Paolo? Dammi il distintivo. Stai facendo una cazzata, Paolo. Se non fosse così, è l'unico modo che ho per proteggerla. Io sono 5 anni che combatto con questa malattia. Il mio tempo è scaduto, io non ho nulla da perdere. Mi arretta. Mi stringa forte la mano. Per me è lo stesso. Avallone Ernesto? Io. Presente. Lei chi è? Isabella. Isabella Manfredi. Venite con noi. Forza!
Fermo. Colonnello. Avanti, ti ascolto. Civile in avvicinamento con giubbotto antiproiettile all'ingresso. Fermatelo al primo blocco. Dottor Lepore, Manfredi si è appena introdotto nell'ospedale. Ecco quello che mancava, a Vallone. Oh, mi ero perso solo un momento, non è che poi è stato... Un saluto a tutta la compagnia. Baciamo la mano. Enrica. Chi sei? Rispondi. Matricola 7589. Come ti chiami? Torria Senso, paracadutista. Ferma là! Non ti muovere! Rimani dove sei! Dice questo ho raggiunto un brancaccio. Sono qua per negoziare. Un passo e apro il fuoco. Io non ho né microfoni, né registratori, niente di niente. Conti a monitor. Hanno sparato. Porca puttana. Vipera, vipera. Fermatevi, blocca tutto. Lei chi è? Manfredi Isabella. Qui non risulta. Io sono una parente del signor Vallone. Assolutamente sì, lei è cugina, diciamo, di secondo letto, di quarto grado però, cioè lei è cugina di un mio nipote che è tale Raffaele Avallone, io sono Ernesto Avallone, lei diciamo che da signorina fa Manfredi, sposata in Avallone. Adesso basta. Mia cugina Isabella. Esatto. Voglio la lista di tutti i ricoverati di oggi, chiaro? La signora è affetta da leucemia acuta promielocitica, in attesa di un trapianto di midollo, o morirà. Soddisfatti? Signori. Dov'è quel figlio di puttana? Questa volta lo voglio in galera, quel bastardo. Allora facciamo così. Se volete continuare a spararmi addosso, fate pure, ma pigliate bene la mira, perché io stavolta non mi fermo. Colonnello, il civile si dichiara vicequestore e vuole avanzare. Lasciatelo passare. Adesso, signori, se volete potete mettervi comodi. Sedetevi. Stiamo per ricevere la visita di un uomo molto coraggioso. O motivato. Vice questore aggiunto Brancaccio. Polizia di Stato. E allora? Sono un negoziatore, pronto ad ascoltare le vostre richieste e tutelare la vita degli ostaggi. Adesso volta diverso di me. Lentamente, niente scherzi. Ragazzino. Beh, anche lei non mi sembra tanto grande, signorina. Mi dia quel mitra. Può essere pericoloso. Eppure balbuziente.
Chissà come la convinti ad arruolarti, eh? Adesso usciamo. È tanto a come ti muovi. Qui non c'è niente da negoziare, signor vicequestore. O ci credete criminali? Non ho detto questo. Signor? Colonnello. Beh, signor colonnello, lei sicuramente starà agendo per giusta causa. La prego, mi risparmi ipocrisia e sarcasmo. Avanti. Mi dica cosa pensa realmente di questa situazione. Signor colonnello, se... Lei è davvero un alto ufficiale, questi sono i suoi uomini. Io penso che voi siete un branco di fottuti scoppiate e che non me ne fotto un cazzo delle vostre richieste. Anzi, se potessi, vi farei saltare la testa uno ad uno per salvare gli ostaggi. È esattamente quello che volevo sentirle dire. Chiediamo smantellamento e distruzione di ogni ordigno, arma e mezzo in dotazione all'esercito italiano e nelle sedi NATO, contenente anche minime quantità di uranio impoverito. La bonifica di tutte le zone radioattive e a rischio di tossicità, come tutti i poligoni nazionali e internazionali dove è stato utilizzato. Un decreto legge che riconosca l'indennità da malattia a tutti i militari esposti alle radiazioni nelle missioni all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio munizioni belliche. Il tutto esteso alle famiglie dei soldati deceduti e a sostegno dei loro figli nati con gravi malformazioni genetiche. Tutto questo dovrà accadere entro 56 ore a partire da adesso. O gli ostaggi verranno tutti giustiziati. E dica ai suoi uomini di non provare a forzare le nostre difese, perché al primo tentativo uccideremo gli ostaggi nei tempi e nei modi che riterrò più opportuni, fino alla fine dell'ultimatum. Abbassate le armi e gli sparo! Fermi, non fate niente! Mi chiamo Brancaccio, sono della polizia. Sono qua per aiutarti. Sono disarmato. Io adesso vengo lì. Tu mi dai l'arma. E non fai niente. Niente. È ancora insicura? Borgia, portalo via. Posso sapere chi è questa intraprendente e coraggiosa ragazzina? Lei è mia figlia. E che nessuno si azzardi a toccarla. Devo farle i miei complimenti, vicequestore. Ha evitato una sconveniente tragedia familiare. Colonnello, farò divulgare immediatamente le vostre richieste. Ma voglio due ostaggi in cambio, è la regola. In segno di collaborazione e buona volontà. Lei si rifiuta di capire. La buona volontà, la collaborazione non c'entrano. Vede, io non ho fretta né ansia. Io non patteggio, non negozio, non tratto. Come militare ho solo due regole da seguire. Servire la patria e salvare la pelle, se ne faccio una ragione. Adesso se vuole lei è libero di andare o di restare ma come ostaggio. Addio. Allora, che ci fai qui? Ce l'ho già detto. Colonnello, io sarò sempre a suo fianco. Ah sì? E come? Facendoti disarmare da una ragazzina. Devi andartene. Questa volta non puoi partecipare, e lo sapevi. Ma colonnello, ora non possiamo più mandarlo via. Lo so. Adesso state a spiegargli le sue consegne. Agli ordini.
Gabriele, ti devo parlare. Dopo. Adesso, nel mio ufficio. Qui vibra, siamo a metà percorso. E dei topi non c'è nessuna traccia. Avanzate con cautela. E nessuna iniziativa personale senza un mio ordine. Questo è quello che chiedono. Strana accoglienza per un poliziotto. Anzi, per il loro negoziatore. Scopri realmente chi è questo brancaccio. Operativo. Impazzendo, Gabriele. Tu non ragioni più. Mi stai facendo paura. Perché sei restata in ospedale? Perché una paziente da operare. Se non lo faccio entro domani, muore. E lei ha ancora una speranza di vita. Io sono un medico, non te lo dimenticare. Sono sicuro che ce la farai. Sara, mi dispiace. Io ti sapevo lontana. Non dovevi essere coinvolta in questa missione. Missione? Ma quale missione? Ma tu per tutti sarai solo un assassino, un feroce criminale! Se sarà così, sarai tu a aiutarmi dopo. No, Gabriele. Non lo farò. Ma se davvero decidi di andare fino in fondo, voglio essere la prima delle tue vittime. Perché dici questo? Perché non mi perdonerò mai di averti chiesto di fermarli. Per quello che ho fatto dopo. È stato un gesto d'amore. Quello che sta succedendo non dipende da te. L'avevo già deciso. E l'avrei fatto comunque. Colonnello. Che fanno? Controllano dalle telecamere tutto il perimetro dell'ospedale, ma non ci hanno visto arrivare. Ci muoviamo. Negativo. Tutto fermo fino a nuovo ordine. Ricevuto. Colonnello Gabriele Moresco, pluridecorato eroe di guerra. È stato esonerato 2 giorni fa a causa di un forte esaurimento nervoso. Bene, siamo nelle mani di un pazzo. Quello non è pazzo e se è fatto suo. Vuole che si dia risalto al problema. E se quello che afferma è vero, dobbiamo assecondarlo, sennò quello fa una strage. Il negoziatore, quel poliziotto, non si chiama Brancaccio. Vicequestore Paolo Manfredi. Coniugato con Isabella Fioravanti Manfredi. Allora quella donna è la moglie? La ragazza, Valentina, è la figlia. Sì, ma lo capisco e lo rispetto. Siamo simili. In fondo combattiamo la stessa battaglia. Oh. Eh? Che c'è? No, niente, a posto. Dai, dai. Cos'hai? Niente. Sono fuoco, Micio sta male. Fallo salire, mandiamo giù rinforzi. Negativo, rimango da solo, mando su lui. Dai, forza. Dai, andiamo, su. Ce la fai? Piano, piano. Oh.
rimasto solo un topo. Un morso e la regia del quattro comandi è tutta nostra, signore. Resta lì. E non ti muovere senza il mio ordine. Se mi danno l'autorizzazione sarò costretto a intervenire. Tu che faresti se lì dentro ci fossero tua moglie e tua figlia? Devo fare il mio dovere. Quanti anni hai? Cosa c'entri con loro? 23. Loro sono la mia famiglia. Chi, questi maniaci assassini? Non è come pensa lei, signorina. Il colonnello è tutto per me. Senza lui non sarei mai nato. Che vuoi dire? Che ha salvato la vita a mio padre. E grazie a lui se esisto. Sì, ma adesso sta dalla parte sbagliata. Non è vero. Questa è una missione giusta. Missione apostoli. Missione apostoli. Lascia, lascia. Va meglio. Sto bene adesso. Seguimi! Ti lascio per favore. La barella, subito! Mettiamolo su. Uno, due, tre, via! Le forbici. Devo fargli subito una trasfusione. Gruppo sanguigno? Zero positivo. Cristina, mi serve zero positivo, subito. Voi vi rendete conto di quello che state facendo? Perché, e allora, guardate, sono come lui, siamo fratelli di sventura, ma non nemici. Forse per cause diverse, ma la malattia è la stessa, è vero, dottoressa? La malattia. Vada al suo posto. Calma, calma. E tu pensi di farmi paura con questo fucile? Io non ho paura di te, io non ho paura di nessuno di voi! Si mette no! Dio! Adesso basta! Non potete trattarlo così! Neanche gli animali si comportano come voi! Togliti tu! Valentina, vieni qua! Il grande colonnello con i suoi 12 apostoli, eh? Lo fa per una giusta causa, lui. Ma invece di infilare una bomba nel culo delle istituzioni, che fa? La prende con dei civili inermi e malati. Siete uguali a quelli che combattete. Vigliacchi loro e vigliacchi voi. È davvero questo che pensa di noi, signorina? Parola per parola, colonnello. Presto si accorgerà che non è tutto così semplice come appare. Ok, va bene. Vipera, puoi mordere. Abbiamo il segnale di via. Dimmi cosa avete sugli schermi. Due sul pianerottolo, due sul tetto. Il resto nel padiglione di ematologia. Argonauti,
Che mi dite dei piccioni? Argonauta 1, piccioni pronti allo spiedo. Argonauta 2, a un vostro ordine. Sono il colonnello Moresco, voglio parlare col negoziatore, mi sentite? Volete. Brancaccio in ascolto, colonnello. Allora, che mi dice? Le sue richieste sono state inoltrate, ma non sono semplici, ci vuole tempo, lei capisce. Ha sempre in mano la situazione, vero? Certo. Bene. E sa anche cosa sarò costretto a fare in caso di attacco? Perché mi fa queste domande? Perché sono io a comandare il gioco qua dentro. Ma è sicuro di essere lei a comandarlo fuori? Devi fermarmi, ha scoperto tutto. Qui libera, ho preso il posto del Panai Monitor, siamo pronti. Non posso. Fermali adesso, sarà troppo tardi! Queste sono le disposizioni! Colonnello Moresco, voglio di nuovo il negoziatore. Sono qui. Lei non ha rispettato i patti. Degli uomini sono morti a causa sua e adesso per questo qualcuno pagherà. Io non ho nessuna responsabilità su questa azione, colonnello. Oh, sì che ce l'ha. Non ha detto che aveva in mano tutto lei, vicequestore Paolo Manfredi. Ora sto per dire chi sarà il prescelto. Chi tra gli ostaggi per primo morirà. Il più innocente di tutti, almeno per lei, Manfredi. Sua figlia Valentina. No, lei no, lasciatela stare! Mamma! Valentina! Mamma! No, colonnello, non puoi farmi questo. Sì, è tutta colpa mia. Adesso tocca a te, ragazzo. Vengo io al suo posto. Accetta lo scambio. Accetta lo scambio.
Se la uccidi, verrò a sputare sulla tua tomba. Eccomi, signor colonnello. Prendimi. Ma lascia libera mia figlia. Sono pronto, signor colonnello. Dai, facciamo questo scambio. La mia vita e lasci libera la mia bambina. Vuoi vedermi in ginocchio? Dai, facciamo questo scambio, che ti costa? Quanto mi odierai per questo? Uccidimi, ti prego. Quanto? Uccidimi. Voglio sapere che farai se la uccido. Dimmelo. Avanti, dimmelo. Prima ammazzo tutti i tuoi uomini, colonnello. Poi ti guarderò morire. Bene. Torrias, esegui. Si volti, signorina. No. Dio santo. Signor colonnello. La giovane figlia del commissario Manfredi, Valentina, di soli 16 anni, è stata giustiziata come ostaggio dal gruppo di militari agli ordini del colonnello Moresco. Gli altri ostaggi sono stati rilasciati incolumi, tutti meno il commissario Paolo Manfredi, ferito ma vivo, come hanno dichiarato vari testimoni presenti alla tragedia. Il silenzio da parte del comando militare, che non risponde alle richieste di negoziato, è allarmante. Tenendo conto che sta per scadere l'ultimo atto imposto dai sequestratori e dopo le richieste iniziali, nessun altro appello che è arrivato dalla radio militare radio, signor vicequestore. Addio, Manfredi. Finalmente. Dimmi di loro, dove sono? Li hai visti? Sono al terzo piano che vi aspettano, credo. Che significa? Non capisco. Quello che ho detto. Andate a fare il vostro dovere, io non posso, sono disarmato.
codice verde. Non voglio perdite questa volta, è chiaro? Chiaro! Chiaro! Agite secondo i piani, vai, su! Vai, vai, via, via! Valentina. È stato un vero onore avervi avuto al mio fianco fino all'ultimo, ragazzi. Anche per noi, colonnello. Io eseguo un ordine. Non posso predirli adesso. È dura anche per me, ma tra poco sarà finita e alla fine capirai. Attenzione sulle scale e sui corridoi. Dietro. Blu e rosso. Sfondate per prima. Mio marito. Ma non aspettate mio marito. Signora, si calmi. Ha dato lui via libera. Sicuramente sa quello che fa. Allora? Toglimi questo e libera anche loro. Salvare la vita di qualcuno non può essere un tradimento. Non mi interessa sapere le cose come stanno se non vuoi salvarli, Torrias. Ma lo capisci che non vogliono essere salvati? Se non concludono la loro missione, tutto questo sarà stato inutile. Manfredi. Manfredi, rispondi. Paolo, rispondi a sta cazzo di radio. Paolo. Paolo, dove sei? Paolo. Lo so, i proiettili erano a salve. Devo avvertire gli altri. Cazzo, non la radio. Vieni con me. Valentina! 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 Valentina!
mio amore. Ma se c'è uno che ci sappia comandare e dominare, figli di nessuno, anche a digiuno sappia marciare. Fermate tutto, moriranno degli innocenti. Fermate tutto. Codice rosso. Tornate indietro. L'operazione annullata. Dottore! Mi sentite? Rispondete! Annullate l'operazione! È chiaro? Sentite! Dottore, non sento niente! Dottore! Codice rosso! Conclusa la tragedia dell'ospedale civile, anche se nessuno poteva immaginarne l'epilogo. Tutti gli ostaggi sono vivi, compresi i Nox, dati per morti, e la giovane figlia del commissario Manfredi. Valentina, Valentina, come stai adesso? Fermatelo! Vieni qui, bastardo, vieni! Guardate la serma! Lasciatelo stare! Non ha fatto niente! Basta, via! Fermi! Lasciatelo! Deve parlare, maledizione, lui deve parlare! Vieni, Gabriel. Di tutto quello che sai. Lo so che non balbetti più, Torrias. Rendi al tuo colonnello il favore che lui ha fatto a te. Avanti. Avanti. Mi chiamo Enzo Torrias. E sono un paracadutista. Agli ordini del colonnello Moresco. Lui era il mio comandante. E ha sacrificato la sua vita e quella dei suoi uomini per una giusta causa. La leucemia li aveva già condannati a morte. Malattia contratta durante le missioni di pace. Loro volevano far sapere al mondo i danni che i proiettili all'uranio impoverito hanno sull'uomo. Beh, i proiettili e le armi non danno la morte solo al nemico che si combatte, ma anche a chi le usa, e anche ai civili che vivono nelle zone di guerra, facendo nascere bambini malformati, portando gravi mutazioni genetiche nell'uomo, negli animali, nelle piante, nella terra, nell'aria. È questo chi di dovere l'ha sempre saputo, perché è dal 1959 che se ne conoscono gli effetti sull'uomo. Ma questo non è importante, le cose non cambiano, perché è molto più importante il denaro delle nostre vite. Quelle fabbriche di morte non hanno mai smesso di lavorare. Questo vale per l'America. Questo vale per l'Europa, per la Russia, per tutti noi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per vincere una battaglia da sempre sottaciuta e dimenticata. Aiutateci a combattere questa guerra di civiltà. Il colonnello e i suoi uomini hanno combattuto per portare alla luce i fatti. Prove e dati schiaccianti. Oltre 200 soldati, solo fra quelli italiani, sono morti. Esistono documenti, esistono dei filmati che non sono mai stati trasmessi. Beh, è arrivato il momento di farla finita con tutto questo orrore e di prendersi le responsabilità di chi ha taciuto per interesse, per difendere l'unico mercato che non conosce crisi, che è quello delle armi.